Abbiamo visto fino da dentro il caso del limite per x che tende a un valore finito di una funzione quando questo è un valore finito e reale, cioè x con 0 ed L entrambi numeri reali. Quando questo accade, cioè se L è un numero reale, finito, ci dice che f di x converge in x con 0. Non è necessario, attenzione, che x con 0 appartenga al dominio. Se appartiene al dominio della funzione, come abbiamo visto negli esempi scorsi, allora è sufficiente, più delle volte, sostituire x f di x per calcolare L, ma non è necessario, la funzione può essere convergente, lo vedremo a breve negli esempi, anche se x con 0 non appartiene al dominio. Quello che invece è essenziale affinché sia scrivibile questa espressione, che x possa appartenere a un qualunque intorno, data la definizione di x che tende a x con 0, di x con 0, escluso x con 0, cioè è essenziale che il numero che c'è qua sotto sia punto di accumulazione per il dominio della funzione. Quello sì che è essenziale, perché altrimenti non è più vero che posso far tendere x a x con 0. Questa espressione ha significato se qualunque intorno io prendo di x con 0, okay, trovo degli x per i quali la funzione è calcolabile che stiano in quell'intorno. E questo succede solo se x con 0 è punto di accumulazione del dominio, senza che necessariamente ne faccia parte. Ok? Se il limite che trovo è un numero, si dice che la funzione converge. D'accordo? E abbiamo visto come si comportano le funzioni elementari, cioè la funzione lineare, le reti di primo grado, le potenze, i rapporti, somme, differenze di funzioni e via dicendo. Abbiamo utilizzato le che abbiamo visto la volta scorsa. Adesso consideriamo un caso diverso dai precedenti. Poi per esempio se il limite di 1 più 1 su x vale 1, se x si comporta come? Questo l'abbiamo già visto la volta scorsa in velocità. Per quale valore di x, cosa deve approssimare x affinché questa espressione sia un intorno di 1? Abbiamo visto, lo faccio velocemente perché l'abbiamo già fatto in realtà. Se prendo un delta maggiore di 0, che sarà il raggio dell'intorno di 1, allora la funzione f di x, che stavolta è 1 più 1 su x, cioè la mia f di x, differisce dal limite, che è 1, per meno di delta. Questo mi dice come deve comportarsi x affinché f di x approssimi 1. Qui i 2 e 1 li posso semplificare, 1 meno 1 diventando 0, mi rimane il valore assoluto di 1 su x minore di delta, oppure 1 sul valore assoluto di x minore di delta. Siccome x è diverso da 0, la funzione x non è 0, il valore assoluto di x è sempre positivo, quindi qui posso risolvere questa equazione in modo più semplice rispetto alle equazioni fatte da adesso, e mi ritrovo con 1 minore di delta per valore assoluto di x, divido per delta, quindi il valore assoluto di x è maggiore di 1 su delta, se posso invertirla. E questo lo chiamo m grande, il numero positivo, quindi se delta è positivo, 1 su delta anche se è positivo, e se delta è piccolo,
che se voglio che la funzione differisca poco da 1, sceglierò un delta piccolo. Ma se delta è piccolo, m è grande. Quindi, a patto che il valore assoluto di x sia sufficientemente grande, allora f di x è vicina a 1. Dire il valore assoluto di x sufficientemente grande si traduce dicendo che x tende a infinito. Se sia più grande di un numero grande, per quanto grande tu possa pensare. Si traduce in simboli la frase x sufficientemente grande. Ok? Quindi possiamo completare la scritta di prima. Il limite di 1 più 1 fratto x vale 1 se x tende a infinito. Qui c'è ancora qualcosa da precisare, attenzione. Il fatto che x tenda a infinito, qui non c'è un segno, non perché c'è più. È diverso il concetto, perché infinito non è un numero, quindi ha caratteristiche peculiari. Se io scrivo 5 o più 5, scrivo la stessa cosa. Ma se scrivo che x tende all'infinito, senza segno, significa x in valore assoluto più grande di m che è positivo. X può essere positivo o negativo, il suo valore assoluto è più grande di qualunque numero positivo. Se invece scrivo x che tende a più infinito, intendo x grande col segno più, quindi x maggiore di m senza valore assoluto, con m positivo. Cioè la x è molto grande con segno più. Se invece indico x che tende a meno infinito, intendo x minore di meno m. X grande col segno negativo. Sull'asse reale, qui ho lo zero, più infinito, se volete, è l'estremo superiore dell'asse delle x dalla parte positiva, mentre meno infinito è come se fosse l'estremo inferiore delle x dalla parte negativa, anche se, ripeto, non sono estremi in quanto non sono numeri. Chiaro? D'altro canto la scritta x in valore assoluto maggiore di m significa sia m x maggiore di m che x minore di meno m, a seconda che x sia positivo o no. Non so se mi sono spiegato. Okay, il valore assoluto significa non mi importa del segno della x, che sia positivo o negativo, il suo valore assoluto, cioè il valore della x tolto il segno, è più grande di un numero m grande quanto mi pare, qualunque numero m io prendo, per quanto grande, la x è più grande ancora. E cosa non muove? Bisogna stare attenti al segno. Se nel limite non specifico il segno, significa che questo comportamento vale sia che x tenda più infinito, cioè se x cresce definitivamente nel verso positivo dell'asse dell'x, e se x diventa infinitamente negativo. Quando non specifico il segno, anzi, aggiungiamo una pagina, questo merita che sia chiaro, dire limite per x che tende all'infinito di 1 più 1 su x che vale 1 significa dire che valgono tutte e due queste scritte. Il limite per x che tende a più infinito della funzione vale 1 e anche il limite per x che tende a meno infinito allo stesso valore. Yes.
non specifico il segno, il limite che scende da più o meno è esattamente lo stesso numero. Qui merita fare un grafico. Ok? Possiamo vederlo graficamente, sempre che GeoGebra mi dia ascolto, possiamo lo fare. Allora, scrivo la funzione y uguale a 1 più 1 fratto x. Non so se la vedete, vediamo se riesco a evidenziarla. Significa che mi sposto lungo quest'asse indirettamente verso destra. Se lo faccio, il punto sulla funzione approssima un valore che vale 1. Questo lo si può vedere se zoomando, per restringendo, vedo che questa curva tende alla retta y uguale a 1. Disegno la retta y uguale a 1. Ok, facciamola così, vediamo se riesco a cambiare un attimo. E questo funziona se qui si va da più infinito oppure a meno infinito. Certo, più infinito tende a 1 per valori in eccesso a 1, a meno infinito tende a 1 per valori in difetto a 1. D'accordo? Senza mai intersecare questa retta. Questa tra un po' la chiameremo asintoto orizzontale. Io vado a vedere in dettaglio, se zoom sufficientemente bene, vedo che le due sono comunque distinte. La linea azzurra rimane comunque una curva che approssima sempre la retta orizzontale man mano tanto più io mi allontano verso sinistra. Quindi, se voglio che la differenza sia piccola, il quanto piccola è il nostro delta, mi dice quanto lontano devo spostarmi, o nel verso negativo, o in quello positivo. Ok? Quando ho una retta che ha questa caratteristica, che se il limite per x che tende a infinito di f di x che vale L, dico che f di x all'infinito o asintoticamente converge a L e la retta y uguale a L è asintoto orizzontale della funzione. Questo è il significato grafico di questo limite. D'accordo? Attenzione, il comportamento f di x approssima L, comportamento asintotico, vale asintoticamente, cioè all'infinito. Posso benissimo avere casi di funzioni fatte in questo modo. Questa è la y, questo è il nostro asintoto. Y uguale a L, posso avere una funzione che fa così, per esempio. Interseca l'asintoto da qualche parte, ma si avvicina ad esso indefinitamente solo perché si tende a infinito. Però in qualche punto al finito può attraversarlo. Okay? La natura dell'asintoto, cioè ciò che non tocca la curva,
vale all'infinito, posso avere uno o più punti dove funzionare attraverso l'asintoto e può attraversarlo una o infinite volte. Posso avere situazioni nelle quali, specialmente con le funzioni che danno oscillazioni smorzate, questa curva interseca infinite volte il suo asintoto, che è l'asse delle x. Però man mano che mi sposto verso l'infinito, la differenza è sempre più piccola. Rimane un asintoto. Ok? Se è una retta orizzontale, si chiama asintoto orizzontale. Ce ne sono di altri due tipi, per un attimo ne vediamo un pezzo. Poi, completo dicendovi che se... vediamo se me lo lascio fare, se riesco a farlo. Se ho dei dubbi sul valore dell'asintoto, non so se riuscite a vedere qua in fondo, posso farlo calcolare a GeoGebra. Vedete, c'è la funzione limite. La vedi? Limite, la funzione qual è? L'ho introdotta come f di x. Per x che tende a più infinito o a infinito, qui lo seleziono da qua sotto, se ce la faccio, ecco, dovrebbe esserci il simbolo opportuno, eccolo qua. No, quindi non lo voglio fare, aspetta, fammi riscrivere, allora limite f di x. Algebra Systems si chiama, cioè un software in grado di fare calcolo simbolico. Se usate Excel, A più B alla seconda non ve lo fa, perché non sa quanto è A e quanto è B, fa solo calcolo numerico. Macchina invece esegue calcoli simbolici. Andate su calcolo, che è una pessima traduzione in italiano di calcolo, in inglese significa analisi. E andiamo su, trova il limite di che cosa? Beh, qui si vede la funzione 1 più 1 fratto x rispetto a x, ok, e a infinito, e vi dà 1. Questo è il clone, cioè fatto indipendentemente dal software che si chiama Matematica, che è il software di matematica più potente mai scritto. Ci ho messo dentro tutto lo scibile, faccio pubblicità ma merita, perché è veramente uno strumento che mi dà una marcia in più. Chiunque avrà a che fare con la matematica ne troverà enorme vantaggio per usare. Ciò che matematica costa 500-600 euro per me, una volta costava molto di più, eh. Massimo è gratis. Detto questo, torniamo ai nostri argomenti.
e rimane da vedere, per esempio, il caso in cui, pardon, l'infinito non abbiamo il posto di x con 0, ma il posto di n. Quando questo accade, cioè se il limite è infinito, si dice che f di x diverge in, anche qui x con 0 necessariamente è il punto di accumulazione del dominio. Infinito cosa significa? Significa che quanto più x approssima x con 0, tanto più f di x in valore assoluto è grande. Detto in altri termini, qualunque n maggiore di 0 lo prenda, esiste un delta determinato a partire da m, tale che il valore assoluto di f di x, cioè la funzione, è più grande di m quando x sta in un intorno di x con 0 di raggio delta, escluso x con 0. L'ultima scritta è equivalente a dire x appartenente a un intorno centrato in x con 0 di raggio delta tolto x con 0, in quanto x con 0 non è detto che faccia parte del dominio. Ok? L'esempio è la funzione di prima. Se x tende a 0, questa funzione diverge, quindi diventa via via sempre più grande, col segno più se x approssima a 0 da destra, col segno meno se x approssima x con 0 a sinistra, cioè per valori in difetto a 0. In questo caso, quando questo succede, cioè se la funzione f di x diverge in x con 0, allora la retta x uguale x con 0 è asintoto verticale. Il prototipo di questo comportamento è l'iperbole equilata, cioè la retta, la funzione x uguale a 1 fratto x. In 0, limite per x che tende a 0 di 1 su x è infinito. In 0 la funzione diverge. 0 non fa parte del dominio, il dominio della funzione punto è tolgo lo 0. Perché tolgo lo 0? Perché in 0 diverge. Il comportamento della funzione è divergente, assume valori arbitrariamente grandi, dipende da quanto sono vicino a 0. D'accordo? E il grafico è simile a quello che abbiamo visto qua. Basta spostare in giù di 1, togliamo questo 1, la sintesi verticale, che in questo caso coincide con l'asse delle y. Ok? Altra cosa importante è i due comportamenti, convergente o divergente,
non sono esclusivi. Non è detto che se una funzione non converge necessariamente diverga. Può convergere, divergere. Può avere un comportamento indefinito, cioè può non essere né questo il comportamento, quando il limite non esiste. E non esiste non perché è infinito, ma perché non è calcolabile. Esempio, il prototipo di questo è limite che tende a zero del seno o coseno di 1 su x. Questo non esiste, non è un numero. Vediamo il grafico subito, avete scritto? Posso andare avanti? Abbiamo un'altra finestra. Facciamo il grafico del seno di 1 su x. Scrivere in italiano o con la scrittura in inglese, proviamo. No, non gli piace. Andiamo a selezionarlo da qua. Tende a zero, non sai come si comporta. X sunt leones. Oscilla indefinitamente, in modo infinitamente rapido. Rimane limitata, perché comunque il seno tra 1 e 1, meno 1 e 1, ma non converge né diverge. E non importa quanto io vada a ingrandire. Quello che vedo è sempre lo stesso comportamento, c'è una striscia nera infinitamente densa, compatibilmente con le possibilità di visualizzazione del computer, oscilla in modo sempre più rapido, quindi non converge, che non c'è un punto a cui tende, né diverge, perché comunque sempre tra meno 1 e 1, coseno stesso, coseno di 1 su x. Ok? Quindi i casi possibili non sono solo due, sono tre. La funzione può essere indefinita, può non convergere e non divergere. D'accordo? In generale possiamo estendere questo risultato perché 1 su x diverge, perché in 0 x è infinitesima, tende a 0. Ricordate quando abbiamo lavorato sul limite del rapporto di due funzioni, abbiamo detto il limite del rapporto tende al rapporto dei limiti se il denominatore non tende a zero. Se invece, adesso possiamo completare quella per il caso, se ho il limite di x che tende a x con 0 di f di x che vale 0, cioè se in x con 0 f di x è infinitesima, allora
il limite per x che tende a x con 0 di 1 fratto f di x a infinito. Se f di x è infinitesimo, il suo reciproco 1 su f di x diverge. Ancora più in generale, se ho due funzioni, limite per x che tende a x con 0 di f di x che vale 0 e il limite per x che tende allo stesso x con 0 di g di x che vale h diverso da 0, cioè finito ma non infinitesimo, allora il limite del rapporto g di x fratto f di x diverge. Ok? Se entrambi tendono a 0, sia g che h, che f, a priori non posso dire niente, 0 su 0, ecco c'è una forma indeterminata, le vedremo tra un attimo, tra qualche modulazione. Sono delle tecniche per vedere se la forma indeterminata è rimovibile, superabile, cioè se posso fare il calcolo. A priori può succedere qualsiasi cosa. Se si annullano, sono infinitesimi sia il numeratore che il denominatore, il puntino può convergere a qualsiasi numero, può divergere, può essere irregolare, indefinito. A priori non si può dire, dipende da come è fatta la funzione. Quanto tempo ci resta? Facciamo fare. Torniamo al grafico. Anzi, facciamo, sì, la funzione 1 su 1 su x, ok? Il nostro punto incriminato, segniamolo, punto qui chiamato con b è l'origine, cioè x uguale a 0. Se x approssima lo 0 da destra, cioè per valori in eccesso a 0, la funzione assume valori indefinitamente grandi col segno più, cioè tende a più infinito. Se invece mi avvicino a 0 da sinistra, la corrispondente punto sull'asse sulla funzione tende a valori infinitamente grandi ma col segno negativo. Quando faremo il grafico di una funzione, questo punto è importante per sapere se la funzione diverge a più o a meno infinito. E se invece di questa ho una funzione leggermente diversa, per esempio invece che 1 su x o 1 su x alla seconda, che cosa cambia? Ok. Come si modifica il grafico se io metto x alla seconda? Questo è un esercizio importante, figurarsi prima il risultato. Bisogna essere creativi, bisogna usare la fantasia. Se c'è un quadrato che x sia a destra o a sinistra di 0, uno su x alla seconda ha lo stesso valore. Che segno avrà? Più, quindi se diverge a più a destra, a sinistra farà lo stesso, diverge sempre a più infinito. Che è un comportamento diverso da quello di prima. La funzione di prima, 1 su 1 su x, 1 più 1 su x, ha un limite che per x tende a 1 che è infinito, perché a destra e a sinistra hanno segni diversi. Qui invece
scrivere limite per x che tende a 0 di 1 più 1 su x alla seconda. Questo è più infinito, perché so che comunque x tende a 0, la funzione diverge a più infinito, mentre quella di prima divergeva a più infinito solo se x approssima x con 0, cioè lo 0, per valori in eccesso a x con 0. D'accordo? E quindi non posso dare il segno dell'infinito. Io non posso mettere il segno, a meno che io non distingua se questo avviene per valori maggiori di 0 o minori di 0, cioè considero quello che si chiama limite destro o sinistro. Se x tende a x con 0, per valori in eccesso a x con 0, allora metto un più a esponente. Questo significa x appartiene a un intorno destro di x con 0 di raggio delta. Ok? Tolto x con 0, quindi, perché in x con 0 la funzione non, potrebbe non essere calcolabile. Se x tende a x con 0 per valori in difetto x con 0, metto un meno in alto a destra. Questo significa x appartiene a un intorno sinistro, x con 0 escluso, x con 0. Cioè approssima x con 0 per valori in difetto. E quindi nel caso nostro il limite per x che tende a 0 più, cioè limite destro in 0 di 1 più 1 su x, qui sì siamo in grado di dare il segno del limite. Se x è in eccesso a 0, il limite è più infinito. La funzione cresce col segno più. Ricordate il grafico com'era, adesso l'ho cambiato. Rimettiamolo come era prima. Se x approssima 0 per valori in eccesso a 0, la funzione diverge con valori positivi. Se invece x approssima lo 0 per valori in difetto a 0, cioè un limite sinistro, 1 più 1 su x, il limite vale meno infinito. Se non ho fatto, non ho studiato il segno della funzione, cioè so che in 0 questa diverge, okay, perché 1 su x è divergente, allora se non ho informazioni sul segno della funzione, qui devo mettere solo infinito e basta. Poi vado a studiare il segno della funzione e vedo che se x è a destra di 0 è positivo, quindi calcolo il limite destro, se è a sinistra di 0 è negativo, calcolo il limite sinistro e li distingo. Okay. Nel caso di quella di prima, x alla seconda, scrivere così, qui senza limite destro e sinistro, significa che limite destro e sinistro coincidono e sono entrambi uguali a più infinito. Se non specifico limite destro e sinistro, vuol dire che sono gli stessi. Ok? Basta.